Grazie Maria Luisa e grazie anche moltissimo per questo invito, per la pazienza e anche diciamo, per concedermi un po' di, così spero di non essere stata troppo, spero nella vostra benevolenza perché ci vuole tutta la mia spericolatezza per venire a parlare di pittori bolognesi e di Domenichino in questo luogo. E, fra l'altro arrivando ho visto la Sibilla, ho pensato che sta benissimo qua, anche molto meglio di quanto non stia a Roma, quindi insomma vedremo che succederà. E, io oggi, volendo approfondire solamente gli aspetti che sono intorno alla Sibilla e quindi a questo prestito, ovviamente non starò a rifare qui, anche per i motivi già detti, la storia della la biografia comunque di Domenichino, quindi non analizzeremo certamente il pittore in tutti i suoi aspetti, in tutta la sua complessità e anche in quella declinazione in particolare che a lui viene riconosciuta all'interno della bottega della scuola di Annibale a Roma nella permanenza romana. Oltretutto Domenichino, anche se forse dal punto di vista della personalità non è quello più affascinante di tutti i pittori che arrivarono a Roma con Annibale nella Galleria Farnese, però invece se studiato molto attentamente ha di certo tutta una serie di aspetti nel suo percorso, anche diciamo questo in tutti i cantieri in cui è attivo fuori Roma nel periodo comunque caratterizzato soprattutto dalle committenze romane che certamente non possiamo affrontare oggi. Quindi non è una lezione sicuramente monografica, non è neanche una lezione, è proprio una conversazione su questi temi trasversali che sono la presenza del pittore in un contesto diverso da quello che, dove era cresciuto, dove si era formato, quello bolognese, quindi la corte pontificia, il senso diciamo, di trasferimento culturale che anche c'è nella sua presenza a Roma in questo periodo, le collaborazioni con gli altri pittori a Roma, il suo contributo a un genere in particolare che è la pittura di paesaggio a Roma nel 600, il suo rapporto direi con due principali personaggi a Roma che sono Pietro Aldobrandini e Scipione Borghese. Vedremo come in fondo questo aspetto della sua presenza romana in questi anni che sono quelli proprio fra il pontificato Aldobrandini, quello borghese, e poi di nuovo nel 1621 il pontificato Ludovisi, quindi questi due anni del pontificato di Gregorio XV che in una diciamo celebre definizione di chi l'ha studiato per primo tanti anni fa è stata chiamata addirittura l'Indian Summer della pittura bolognese di nuovo a Roma, cioè un momento molto caldo, una nuova fiammata di interesse per i pittori bolognesi che proprio si materializza a Roma fra il 1621 e il 1623, quindi anni che vedono di nuovo protagonista Domenichino. Però accanto alla fortuna della pittura bolognese, quindi di tutta la scuola bolognese, noi oggi proprio vorremmo mettere a fuoco forse di più proprio la sua vicenda personale, cioè come anche negli aspetti propri i suoi abbia avuto un percorso che l'abbia potuto mettere in contatto con i mecenati di questo periodo, più o meno appassionati poi a tutto quanto l'insieme della pittura bolognese. Quindi vedremo anche in questo epilogo come si rimane sempre legati ad alcuni personaggi, anche diciamo alle loro famiglie, e come e anche ad alcuni dei luoghi no, in cui Domenichino ha lavorato più spesso, e uno di questi è veramente un luogo intensamente legato a Pietro Aldobrandini anche dopo la sua scomparsa, ed è la villa di Frascati. Quindi un po' di nomi, un po' di luoghi e soprattutto una traccia, ve li ho già anticipati, adesso ci avventuriamo in questo percorso attraverso soprattutto le immagini. Ecco, una
uno dei primi elementi e momenti storici che mettono davvero in comunicazione Roma e l'Emilia e soprattutto Bologna è la devoluzione di Ferrara. Nel 1598 si assiste a questo corteo più o meno pacifico di tutta quanta la corte pontificia che segue appunto il pontefice, e c'è questo ingresso a Ferrara seguito dopo quello del 1598, dopo qualche mese, anche da tutte quante le celebrazioni per un successivo ingresso a Bologna. E quasi tutti i cardinali della corte, non escluso anche alcuni dei pittori che componevano le loro corti, si recarono quindi a Ferrara e a Bologna fra il 1598 e il 1600. E questo è un momento molto interessante, un momento che fra l'altro è stato anche rimesso a fuoco e recuperato nel catalogo della recente mostra su Guido Reni a Roma, che c'è in questo momento alla Galleria Borghese, proprio come un momento in cui Guido Reni ha incontrato alcuni dei suoi mecenati più importanti. Ma questo non fu solamente un momento in cui finalmente poterono incontrarsi, diciamo, pittori e i loro estimatori, che magari già li conoscevano qualche volta attraverso le opere, che già avevano avuto modo di viaggiare, ma soprattutto si sviluppò un interesse ancora più profondo e ancora, diciamo, più forte, che fu che portò ad alcune conseguenze molto importanti proprio per la storia delle raccolte, da parte di alcuni cardinali, in particolare Pietro Aldobrandini, che ovviamente, essendo protagonista della devoluzione, fu anche il primo cardinale legato a Ferrara, e il suo entourage. Nel suo entourage c'era un pittore come il Cavalier d'Arpino, che approfittò di questo per andare, per studiare, oltre che a Bologna, anche a Venezia, e per realizzare delle copie molto importanti in questo periodo, quindi fu un intenso momento di studio. Ma sicuramente accompagnavano Pietro Aldobrandini anche Girolamo Gucchi, che sarà uno dei principali protagonisti della, appunto, vicenda artistica di Domenichino a Roma, e fratello di Giovan Battista Gucchi. Giovan Battista Gucchi, estensore di un trattato, perlomeno di una sorta di bozza di trattato, che, come sapete bene, non vide mai la luce, ma fu recuperato da Dennis Mahon in un saggio meraviglioso uscito subito negli anni 40, subito dopo la guerra, in cui Mahon faceva per la prima volta una lettura di questi scritti di Gucchi, che erano appunto degli scritti in cui lui vedeva la radice dell'ideale classico di tutto il Seicento. Ora, noi abbiamo aggiustato il tiro su questo tipo di interpretazione del trattato di Gucchi, però insomma è ancora adesso difficilissimo scindere le vicende romane di tutti i pittori bolognesi dalla personalità di Giovan Battista Gucchi e soprattutto dalla sua teoria sull'arte. Di che cosa si nutre questa teoria? Si nutre anche di alcuni aspetti molto concreti. Suo fratello, insieme appunto a un altro pittore bolognese, soprattutto al Cavalier d'Arpino, fu fra i protagonisti dell'acquisto da parte di Pietro Aldobrandini nella raccolta Ercolani di Bologna di questo capolavoro straordinario, che arrivò a Roma sul finire del 1598, e che è il Nolime Tangere di Correggio. Questo sarà un testo fondamentale per tutti quanti gli artisti che avranno la fortuna di poterlo osservare da vicino a Roma prima del suo trasferimento in Spagna. Si trova ancora adesso a Madrid, ma perché segue le vicende collezionistiche anche dei Baccanali, o perlomeno di una parte dei Baccanali di Tiziano. Questo è quello di Giovanni Bellini e Tiziano, finito da Tiziano per il paesaggio, come adesso si tende ad accettare, a pensare, e gli altri Baccanali di Tiziano, che vennero anche questi portati via diciamo, non da Bologna, ma poi quello di Bologna fu un acquisto, anzi un acquisto molto caro, quello del Correggio, invece questi furono semplicemente asportati dagli appartamenti di Alfonso I nel castello di Ferrara.
E questo trasferimento fu un trasferimento importantissimo, che non deve essere letto solo in questa chiave ovviamente di depauperamento di un edificio e di un luogo come il castello Estense, ma in termini di trasferimento culturale questo passaggio è stato importantissimo. È stato importantissimo perché non ci sarebbe tutta la corrente neoveneta di tutto quanto il 600 a Roma, non ci sarebbero le letture che anche non solamente Domenichino ma anche Poussin fa dei baccanali. E quindi oltretutto adesso che abbiamo scoperto che due dei dipinti di questa serie passarono da Napoli prima di andare in Spagna, abbiamo anche una chiave di lettura più ampia per quello che succede a Napoli, non solamente nel percorso di Ribera ma nel percorso di tanti altri artisti napoletani. Quindi queste opere che sicuramente i pittori bolognesi conoscono benissimo, Annibale addirittura scrive a proposito della sua osservazione di questi dipinti nel castello di Ferrara, in un certo senso li seguirono. Noi sappiamo da Gucchi che Tiziano e Correggio erano ovviamente fondamentali per tutti questi pittori e non soltanto per Domenichino di cui vogliamo parlare oggi, diventano fondamentali anche per i loro committenti, perché si capisce che uno spazio all'interno di un palazzo non può prescindere da queste opere di questi artisti e non può prescindere da alcune riflessioni su che cosa vuol dire il colorito, cosa vuol dire la grazia, cosa vuol dire l'accezione, no? Per esempio della in chiave di grazia, di vaghezza, della bellezza di Correggio, ma anche di che cosa vuol dire il colore veneziano, di cosa vuol dire il quadro mitologico dipinto a Venezia nel 500. Quindi questi sono tutti concetti che ci possono sembrare teorici se non conosciamo le opere. Ma una volta che vediamo le opere e che sappiamo la storia del loro percorso, sono concetti che si chiariscono immediatamente. Quindi alla base di tutto quello che succede a Roma all'inizio del 600 c'è in grandissima parte anche la presenza di opere come queste, di opere sulle quali continuano a riflettere i pittori. Che cosa succede poi? Che alcuni di questi artisti, come per esempio Annibale Carracci, avevano già coltivato ovviamente non soltanto la loro passione per Correggio e la loro passione per Tiziano prima di arrivare a Roma, e questo probabilmente li aveva anche già indirizzati verso una sperimentazione, che è una sperimentazione che poi si compie proprio negli ultimi anni del Cinquecento. Vi faccio vedere questo dipinto, un dipinto che alcuni che secondo me è proprio un capolavoro della pittura di paesaggio e che alcuni tendono a situare da un punto di vista della cronologia ancora a Bologna, altri nei primi anni romani. Ecco, io non entro adesso nel merito di questa analisi, ci vorrebbe un'analisi molto puntuale di questo quadro rispetto alla Lunetta Aldobrandini di Annibale Carracci, che invece con sicurezza noi possiamo considerare all'origine del paesaggio bolognese romano, perché sappiamo che è stata eseguita probabilmente per il 1601 e il 1602, però vedete quanto anche questa indagine sulla natura e soprattutto sul concetto di quadro di paesaggio che tenesse insieme la approfondita lettura del mondo naturale, ma nello stesso tempo anche un equilibrio e una geometrizzazione della composizione, questo stesse proprio, no, nelle corde di Annibale, ed è quello che passa davvero in Domenichino, la sperimentazione ma poi anche la razionalizzazione di quello che si osserva nella natura. Non a caso Domenichino era uno degli allievi più amati di Annibale, ed è anche quello che in questo tipo di interesse per questi generi completamente nuovi, che in un certo senso loro stanno veramente inventando, stanno creando a Roma, è quello che gli è più vicino. Questo sarà un grandissimo esempio per Domenichino fino agli anni della maturità, come spero appunto che proprio vedremo oggi.
E questi sono i primi paesaggi di Domenichino, il paesaggio con il sacrificio di Isacco, sempre ritenuto molto precoce e identificato con quello che già nel 1603 compare nell'inventario di Pietro Aldobrandini. Quindi Pietro Aldobrandini, committente delle lunette ad Annibale Carracci, dei dipinti che dovevano decorare la sommità di una sua cappella nel Palazzo Romano e che erano visti come appunto paesaggi in cui materializzavano le storie della vita della Vergine, e adesso noi li consideriamo dei testi quasi di paesaggio puro, perché comunque le figure sono delle figure molto piccole nel paesaggio. I dipinti di Domenichino nell'inventario di Pietro Aldobrandini del 1603 sono proprio i primi quadri che vengono chiamati paesaggi con figure piccole, e questa è una definizione che noi ritroviamo in tutto quanto il 600, che dai documenti inventariali, quindi un documento notarile, un documento che serve solamente per fare questa sorta di censimento di tutte le opere che si trovano nella raccolta, il quadro con figure piccole come tipo di definizione passa proprio nella teoria dell'arte, no? E quindi possiamo veramente dire che l'inventore di questo genere è stato proprio Domenichino, cioè per la prima volta si parla di questi suoi paesaggi con delle figure che possono essere delle figure prese dall'Antico Testamento, dalle vicende appunto religiose anche del Nuovo Testamento, a piccole figure. Ecco, questo per esempio è un paesaggio con San Girolamo, sempre anche questo considerato molto dei primi anni di Domenichino, e questo è un altro capolavoro della pittura di paesaggio, è il paesaggio con le lavandaie che si trova adesso al Louvre, è un paesaggio di Domenichino, anche questo vedete proprio è privilegiato ovviamente la descrizione di tutto lo sfondo naturale, che non è più uno sfondo, è l'intero quadro, e ci sono queste figure che non sono più neanche delle figure o del mito oppure delle figure appunto della storia religiosa, ma sono queste immagini quasi quotidiane, con anche questa notazione del fiasco di vino che stava forse a raffreddarsi dentro l'acqua e che si è rovesciato, e questo è proprio un paesaggio che viene descritto dalle fonti contemporanee in questi termini, quindi vuol dire che era un paesaggio abbastanza singolare, no? Era abbastanza nuovo, era molto come tipo di paesaggio, era un paesaggio sicuramente che aveva attirato l'attenzione di chi lo guardava e lo poteva ammirare. Quindi Domenichino di sicuro, quando arriva a Roma, entra immediatamente in questo ambito della collezione Aldobrandini e della committenza Aldobrandini, anzi le fonti ci raccontano che il cardinal Girolamo Avucchi, appunto, che lavorava proprio per Pietro Aldobrandini, sarebbe stato più scettico nei confronti di Domenichino e avrebbe privilegiato Annibale, no? C'è questo famoso aneddoto in cui Giovan Battista, invece Avucchi, che proteggeva molto Domenichino, avrebbe fatto vedere a Girolamo un dipinto non dicendogli nulla, ma facendogli credere che fosse di Annibale Carracci, e una volta che Girolamo lo aveva cominciato a lodare molto intensamente, allora gli disse la verità, cioè che l'autore del dipinto era Domenichino. Da quel momento in poi questo pittore ebbe questa grande fortuna anche presso questi due personaggi, appunto entrambi gli Agucchi, sia Girolamo che Giovan Battista, che erano veramente molto influenti presso Pietro Aldobrandini. L'altro committente legato agli Aldobrandini, poi per via matrimoniale, come sapete bene, di questo periodo, è il cardinale Edoardo Farnese, che riuscì a far sposare a suo fratello Margherita Aldobrandini, la nipote del Papa. Quindi le due famiglie si intrecciano proprio nell'anno 1600, l'anno che i restauratori hanno trovato iscritto, le cifre sono state trovate, sulla volta del
della Galleria Farnese, che è quella che stiamo vedendo adesso, il capolavoro di Annibale Carracci degli anni romani. Questo è un testo fondamentale ovviamente per la pittura di tutti i secoli, ma in particolare per tutto il Seicento. È questa formula della decorazione delle volte molto equilibrata con il quadro riportato, l'architettura dipinta, che ovviamente avrà grandissimo seguito, sarà considerato un modello. E Domenichino sicuramente lavora a questa impresa della Galleria Farnese, ma all'interno della Galleria Farnese con più sicurezza ancora di quanto gli possano essere stati attribuiti dei quadri, no, nella volta, e noi lo riconosciamo con certezza in questa immagine. Questo è un affresco sulle pareti appena sotto la volta, è questa allegoria che privilegia, no, questa emblema dei Farnese. L'unicorno era sempre stato un emblema farnesiano, lo ritroviamo anche in altri luoghi del palazzo. L'unicorno era l'Emeras Doron, era il dono del giorno, secondo appunto questa definizione in greco che noi troviamo ancora nelle residenze farnesiane, scritta proprio in lettere capitali in greco sotto la figura dell'unicorno. In questo caso l'unicorno viene visto come ammansito dalla fanciulla casta, questa era un'altra delle leggende che riguardavano l'unicorno, e quindi anche in questo caso Domenichino può eseguire un paesaggio con questa figura, una figura da quel volto già molto dolce, no? Molto raffaellesco, però diciamo giocando con l'emblematica farnesiana. Sempre le fonti, già le fonti seicentesche, ci raccontano che grazie ad Annibale Domenichino riuscì comunque ad ottenere anche vari incarichi, degli incarichi molto importanti proprio per la famiglia Farnese, quindi per Edoardo Farnese, non solamente questi elementi di conclusione nella decorazione della galleria. La fonte però non vorrei dire la più dettagliata, perché poi ognuna delle fonti seicentesche, da Mancini a Baglione a Bellori, ovviamente Scannelli e senz'altro Malvasia, tutti raccontano la vita di Domenichino. Il Passeri però, Giovan Battista Passeri, aveva avuto modo di conoscerlo direttamente, proprio nei luoghi di cui stiamo cominciando a parlare, cioè quando Domenichino andò a trovare il nipote di Pietro Aldobrandini, che era Ippolito Aldobrandini. Giovan Battista Passeri è un pittore che è particolarmente legato a Domenichino e che scrive un trattato cominciando dal Domenichino, perché il suo trattato si svolge dal 1641 fino agli anni 70 del Seicento, ed è dedicato ai pittori che sono morti dagli anni 40 in poi, quindi Domenichino è il primo in ogni caso. E poi lui si sentiva allievo di Domenichino, perché Giovan Battista Passeri è allievo di Giovanni Angelo Canini, che era appunto uno degli allievi di Domenichino, uno di quelli che studiarono con lui. Quindi è proprio in questa vita che noi troviamo fra l'altro gli elementi che più vogliamo mettere a fuoco proprio intorno ai quadri borghesiani. È proprio Giovan Battista Passeri che ce li racconta, per cui era per questo che volevo in particolare sottolineare questa fra le altre vite che sono state scritte nel corso del Seicento di questo artista. E quando è che comincia a rendersi un po' indipendente da Annibale e quindi da questa ombra, no? In senso positivo, ma ovviamente anche in maniera molto impegnativa, che l'essere venuto a Roma con Annibale, aver lavorato alla Galleria Farnese con Annibale Carracci, aver lavorato nei camerini dei Farnese, perché era stato probabilmente Annibale a raccomandarlo a Edoardo Farnese, viene meno. Ovviamente dopo la morte di Annibale Carracci, alcune delle fonti ci dicono anche che lui intorno al 1610 aveva pensato anche di abbandonare Roma, ma poi ebbe altre commissioni, un po' ovviamente anche i Farnese lo impiegarono in luoghi per esempio fuori Roma, per esempio nell'abbazia di San Nilo a Grottaferrata, ma poi trovò degli altri committenti, per esempio Pier
Polè che gli commissionò tutta la decorazione con le storie di Santa Cecilia nella cappella Polè in San Luigi dei Francesi. Ecco, questo è veramente uno dei capolavori di Domenichino ed è anche una delle opere meno conosciute, ovviamente non vi devo spiegare perché stando a San Luigi dei Francesi tutti vanno a vedere Caravaggio di corsa e imboccando la navata sinistra della chiesa fino quasi all'altare, e invece questa cappella si trova esattamente dall'altro lato, no? E ci dà una lettura, direi speculare, completamente diversa rispetto proprio al naturalismo caravaggesco, perlomeno a quello che vogliamo chiamare la rivoluzione caravaggesca. Se mi invitate un'altra volta vi parliamo di Caravaggio, così oggi veramente non abbiamo il modo. Però ecco, questi sono la Cappella Polè, è un'opera dalla quale secondo me, per arrivare proprio ai dipinti borghesiani, noi dobbiamo passare, perché è un'opera in cui si vede affermarsi questo che davvero è un amore di Domenichino quasi per il dato antico, per il dato archeologico, antiquariale. E pensate a questa ambientazione, un'ambientazione della morte di Santa Cecilia che l'artista si sforza di rendere paleocristiana, cioè di rendere comunque nell'antica Roma, no? Questo doveva essere questo calidarium in cui era stata messa la santa, che quindi diciamo sta per morire, no? Stava per morire quasi soffocata, e con intorno questi altri personaggi. Guardate anche l'equilibrio compositivo di questi gruppi, il dolore è moderato, cioè espresso in maniera composta, espresso in maniera moderata, ma diversa da ognuna di queste figure, per cui è una diciamo tendenza a commuovere sicuramente, no? Basterebbe per a toglierci qualsiasi dubbio su questo patetismo che veniva comunque riscontrato nelle opere di Domenichino, tutto l'episodio del confronto con il dipinto di Guido Reni nell'oratorio di Sant'Andrea sul Celio, commissionato da Scipione Borghese poco prima della Cappella Polè, no? Bellori mette in scena, cioè recupera questa vicenda secondo la quale il dipinto di Reni non aveva fatto commuovere nessuno, invece quello di Domenichino sì, quindi anche delle persone semplici che erano andate lì. Quindi lui certamente si sforza di intrattenere un rapporto con lo spettatore, questo lo vedremo proprio nei quadri per Scipione Borghese, però questa emotività dei personaggi che partecipano alle scene, anche alle scene dolorose, è sempre molto trattenuta, no? È sempre molto composta, quindi questo fa parte di questo atteggiamento che poi è stato definito in genere classicista. Tant'è vero che quando lui un po' si discosta da questa composizione molto equilibrata, per quanto variata, dei gruppi, come per esempio in quest'altro affresco che è sull'altro lato della Cappella Polè, in cui si vede l'elemosina di Santa Cecilia, addirittura qui in Malvasia qualcuno delle fonti seicentesche parlò di bambocciata, no? Perché c'erano troppi personaggi di ceti modesti, umili, che raccolgono le monete, che le contano, le donne con i bambini, per cui era come se si perdesse di vista questo momento dell'elemosina, che è quello che la santa sta mettendo in pratica da questo balcone, sporgendosi da questa ringhiera della sua casa. Ma direi che dove si vede proprio l'acquisizione da parte di Domenichino nei primi anni del secondo decennio, più o meno dal 1612, di questo linguaggio così all'antica, è proprio invece nella Santa Cecilia che rifiuta di adorare gli idoli, no? Quindi questa è la santa che con questo gesto frena questo invece ordine, questo impeto dell'imperatore, che gli ordina di adorare questa statua di Giove alle sue spalle, e mentre viene organizzato questo sacrificio da
parte di questi personaggi che trascinano, no, per esempio questo caprone. Ecco, questo è per esempio costruito veramente come un bassorilievo, ma nello stesso momento un bassorilievo vero è proprio ai piedi, no, di dove si trova questa figura imperiosa. Quindi questa capacità di saper mettere insieme da un lato questa, diciamo, imitazione, studio dell'antichità, probabilmente lui aveva già visto questo meraviglioso affresco di epoca romana ritrovato nel 1601 e che si trovava proprio nella villa a Monte Magna Napoli di Pietro Aldobrandini, le nozze Aldobrandini, che adesso si trovano in Vaticano e che danno proprio un nome a una sala del Vaticano, ma nello stesso tempo continuava, ci dicono tutte le fonti, ma lo possiamo vedere anche noi da questa, diciamo, apoteosi di Santa Cecilia, a guardare a Raffaello, quindi Raffaello e l'antico, quindi non ci potevano essere dei modelli e degli esempi più nobili, direi, per un pittore, perlomeno sotto lo sguardo attento degli Agucchi e poi in seguito di Bollori. E cosa succede poi a Dopinichino nel corso del secondo decennio? Chiaramente si sommano delle importanti commissioni, anche delle commissioni fuori Roma, per esempio a Fano, di cui lui è molto contento, ritorna poi a Roma e a Roma continua a lavorare per Pietro Aldobrandini. Pietro Aldobrandini aveva vissuto chiaramente il suo momento più alto, certamente fino al momento in cui suo zio Clemente VIII era stato papa, no? Poi sapete che subito dopo l'arrivo del pontificato borghese con Paolo V Borghese, quindi nel 1605, anzi Pietro passerà molti periodi fuori Roma e soprattutto poi nel corso degli anni 10 a Ravenna, quindi anzi Guido Reni, quando va via da Roma definitivamente nel 1614, poi va a lavorare per Pietro Aldobrandini a Ravenna. Però quando tornava a Roma andava a Frascati, in questa villa che era stata costruita subito dopo la devoluzione di Ferrara, tant'è vero che c'è una bellissima scritta lungo tutto il ninfeo del giardino che ricorda proprio questa recuperazione, lui la chiama addirittura lì, di Ferrara, e una villa in cui c'era questo ninfeo meraviglioso, che esiste ancora adesso, un ninfeo che Domenichino decorò ad affresco riprendendo un po' gli stessi soggetti e gli stessi motivi che aveva usato nel giardino di Palazzo Farnese, per le pitture del giardino di Palazzo Farnese. Quindi sono tutti affreschi con soggetto mitologico, Mercurio, Apollo, sono tutte storie che si svolgono ovviamente nella campagna e che avevano lì questo senso anche di ambientazione quasi illusionistica, no? Dipingere all'interno di un ninfeo in una villa che si trovava nella campagna romana delle scene campestri voleva dire moltiplicare l'illusione e la capacità illusionistica della pittura, perché tutto quello che si poteva osservare fuori dall'architettura lo si ritrovava sulle pareti della villa. Quindi anche in questo caso è un concetto antico, un concetto che era stato già riportato in vita dalla villa raffaellesca del Rinascimento, e un concetto che diciamo la cui unità visiva venne spezzata irrimediabilmente poi con le vendite addirittura degli affreschi che vennero scalpellati via dalle pareti e vendute grazie, diciamo, ai fratelli Camuccini all'inizio dell'Ottocento sul mercato anglosassone. Questi sono, stanno quasi tutti, alcuni sono rimasti per fortuna in loco affrescati, ma alcuni sono affreschi staccati che si trovano adesso alla National Gallery a Londra. Quindi, diciamo, quest'unità al momento non è più recuperabile. Ecco, in questo stesso periodo, probabilmente appunto fra il 16 e il 17, Domenichino lavora a questo quadro meraviglioso. È un quadro che è sempre stato chiamato recentemente La caccia di Diana, ma non è una caccia, io lo chiamerei Le ninfe di Diana, già un risultato che adesso lo chiamiamo Il bagno di Diana, perché comunque diciamo che non c'era nessuno qui che non era proprio una caccia di Diana, anche se al centro vedete la dea della caccia.
braccia, che alza le braccia in maniera quasi trionfante e tiene in mano l'arco e le frecce. Questo è un dipinto di grandi dimensioni, è un dipinto di dimensioni ancora più grandi di quelle dei Baccanali e con un soggetto all'antica. Quindi questo è un quadro, non a caso vi avevo portato le immagini dei Baccanali di Tiziano trasferiti qui presso Pietro Aldobrandini, quindi a Roma, perché analizzando questo dipinto, che è un dipinto complesso per tante ragioni, molti studiosi, ma soprattutto diciamo, l'analisi più puntuale è stata fatta da Kliman, hanno visto un rapporto con i Baccanali di Tiziano, un rapporto che poteva essere sia di collezione, nel senso che probabilmente questo quadro doveva essere messo nella stessa galleria in cui c'erano questi quadri preziosissimi, così amati a Roma e così amati anche da Domenichino. A un certo punto, quando due dei Baccanali che erano stati regalati ai Ludovisi dagli Aldobrandini vengono a loro volta donati al re di Spagna, le fonti ci raccontano che Domenichino si disperò che Roma avesse perso i Baccanali, no? Quindi noi sappiamo anche dalle fonti che erano dei dipinti che a lui erano particolarmente cari, e il fatto che un committente che possedeva quei dipinti di Tiziano commissionasse a Domenichino un quadro che di nuovo avesse un soggetto all'antica così articolato, no, come è questo, ci fa pensare che ci fosse una ragione, diciamo, espositiva, una ragione che li tenesse insieme all'interno della collezione. Ma andando, diciamo, a guardare questo dipinto nel dettaglio, appunto ci rendiamo conto che la scena principale è una scena in cui le ninfe, questo gruppo di ninfe sulla sinistra, sta cercando di colpire un bersaglio, che è un bersaglio difficilissimo, perché loro con le frecce devono colpire anche proprio il... Scusate. Devono colpire anche questo nastrino rosso che lega questo uccello, no, alla sommità di questo sorta di albero che è stato fissato a terra, e questo colpire questo nastro rosso, oltre che colpire, vedete che c'è una freccia che ha colpito anche l'uccello, no, nel suo capo, e questo è una notazione molto precisa, ed è una notazione che ci fa capire quanto sia erudita la fonte di questo quadro, perché in realtà questo episodio non è stato trovato in nessuna delle fonti antiche, e la cosa che si avvicina di più è la descrizione dei giochi funebri nell'Eneide, in cui i compagni di Enea si esercitano in tutti questi giochi, e ci sono alcuni che sono degli arcieri che legano una colomba per le zampe a una sorta di palo improvvisato, e poi cercano di fanno una gara fra di loro a chi la colpisce, e quindi è come se fosse una trasposizione al femminile di questi giochi, che invece erano dei giochi appunto organizzati durante questo viaggio di Enea, e nello stesso tempo a questa si affiancassero tutta una serie di attività che voi vedete sullo sfondo. Ci sono due ninfe che lottano, ci sono altre due che si sfidano nella corsa, e delle altre che tornano con un trofeo di caccia, quindi sono giochi di ninfe, però sono tutti giochi di ninfe di Diana, quindi diciamo è come se questo tema fosse svolto in un ambito, no? Fosse declinato con dei protagonisti che sono tutti quanti delle fanciulle fra l'altro bellissime, e tant'è vero che vengono spiate. Vedete sulla destra in questa radura ci sono questi due pastori, anche questo è un richiamo molto colto, un richiamo al mito di Diana e Atteone, ma non è esattamente nemmeno la storia di Diana e Atteone, no? Per cui è come se il mito, la letteratura antica, la poesia antica fossero tutti evocati, ma non raffigurati alla lettera. Quindi è chiaro che per fare questo ci vuole un momento di trasposizione dalla fonte letteraria originaria fino invece a quello che si vede nel quadro, che è sintomo di una grande elaborazione, no? Di una grande capacità di elaborazione, che di certo non possiamo attribuire tutta quanta all'artista o tutta quanta al committente, e quindi ci sarà stato una figura di un poeta, di un erudito che è stato in grado, no, di trasmettere questi contenuti. Ma c'è ancora un altro elemento
se guardate bene il quadro, cioè sia uno dei pastori fa il segno del silenzio allo spettatore, e poi c'è questa straordinaria figura della ninfa in primo piano, che mentre diciamo la compagna la sta chiamando, sta cercando di attirare la sua attenzione verso quello che sta succedendo, guarda invece fuori dal quadro. Quindi ci sono ben due elementi, una delle ninfe e uno dei personaggi, che si rivolgono direttamente allo spettatore. Quindi è come se lo spettatore fosse tirato dentro lo spazio del quadro, no? Quindi Domenichino in questo caso sta compiendo un'operazione di estrema empatia dal punto di vista della composizione del dipinto, che ci fa pensare come quella sua capacità di tenere a freno l'emotività, ma nello stesso tempo di commuovere, che già era stata notata nelle opere del primo decennio e dell'inizio del secondo decennio, qui si è arrivata ad un grado, no? Veramente molto sofisticato. E guardando sempre bene molto questo quadro, al di là di questi appunto elementi che già ci fanno capire quanto fosse ispirato a un sistema di conoscenze che era quello dell'antiquaria e del mondo antico, ci rendiamo anche conto, no? Di come per esempio per alcune delle figure, per esempio questa della ninfa seduta in prossimità del corso d'acqua, Domenichino si sia ispirato allo spinario, e lo spinario che non questo che era di marmo, ma quello di bronzo, ovviamente era una delle opere più guardate dagli artisti, che però studiavano le copie marmoree all'interno della collezione, cioè in realtà quasi nessuno andava a copiare quello vero, ma c'erano queste copie in marmo, una di queste sta ancora adesso nella Galleria Borghese, faceva parte della collezione di Scipione Borghese, per cui anche in questo caso ci dobbiamo interrogare su quanto la collezione non sia un punto di arrivo, ma come per i baccanali sia un punto di partenza, perché da lì ripartono tutte quante le idee degli artisti che possono vivere all'interno della collezione, quindi vivere di queste suggestioni di opere del passato. E lo spinario era chiaramente una delle statue più importanti a Roma, e anche una delle statue che poteva suggerire di più questo studio delle posizioni, questo studio dal modello, no? Far diventare di nuovo naturale un atteggiamento che invece veniva studiato nel marmo. Questo è un elemento molto importante, e se ce l'aspettiamo da Domenichino, che era appunto un pittore che noi ancora adesso definiamo classicista, ce l'aspettiamo meno da Rubens. Però vi volevo far vedere uno studio, questo è un disegno di Rubens meraviglioso a Sanguigna che si trova al British Museum, in cui studia lo spinario come se si trattasse di un modello vivente, cioè gli fa muovere la testa e lo rende diciamo quasi più vivo, no? E questo qui è proprio una sorta di tocco di Pigmalione, possiamo dire, cioè questa animazione della statua in un certo senso lo fa anche Domenichino con tutto un altro stile, però lo fa diventare lo spinario una ninfa, quindi diciamo che anche lui parte dalla scultura, ma poi studiando questa posa la scultura è come se prendesse vita, anzi cambiasse addirittura genere, cambiasse posizione. E questo per farvi capire quanto anche lo studio dei pezzi antichi non sia mai uno studio diciamo così fine a se stesso, ma che questo possa produrre moltissimo nella fantasia dell'artista. Ecco, questi sono degli altri dettagli delle nostre ninfe. Queste erano le scene che vi dicevo sullo sfondo, quindi questi altri giochi che stanno svolgendo le ninfe, ma soprattutto appunto questo quadro era stato commissionato da Pietro Aldobrandini. Come arriva quindi nelle collezioni di Scipione Borghese, dove sta ancora adesso? E questo, in questo sta la complessità del rapporto, diciamo, nel titolo. Sicuramente Domenichino conosceva le statue che stavano dentro la collezione borghese, come lo spinario, e conosceva Scipione Borghese perché aveva lavorato per lui negli Oratori del Celio, ma in questo momento stava lavorando per il suo vero committente, per Pietro Aldobrandini. E Scipione Borghese, come ci racconta appunto il Passeri, non a caso la fonte che abbiamo voluto sottolineare di più, si invaghì di questo dipinto, no? Ci dice il Passeri, quindi intimò a Domenichino che glielo consegnasse. Domenichino ovviamente provò a protestare dicendo che lo stava eseguendo per un altro committente, ma in quel momento, siamo appunto intorno al 1617,
7 il cardinal nipote era Scipione Borghese, e che cardinal nipote, no? Ci si poteva discutere veramente molto poco, soprattutto in termini di opere d'arte, di acquisto di opere d'arte. Quindi non solo Scipione ordinò che il quadro gli fosse consegnato, ma anche gettò Domenichino in carcere per un paio di giorni. Quindi insomma lì ci fu questo momento di grande tensione fra l'artista e il collezionista. Questa storia ha una certa, diciamo così, sicuramente verosimiglianza con le fonti, no? Proprio perché sappiamo che questo era un quadro fatto per Pietro, potrebbe essere benissimo che ci sia stata questa vicenda, visto che ci viene raccontata, però noi abbiamo anche dei pagamenti a Domenichino, a dire la verità, in questi anni, dei pagamenti che sono piuttosto esigui e che poi dovrebbero essere addirittura per due quadri, perché appunto nello stesso periodo, ecco, questo è quest'altro, diciamo, dettaglio meraviglioso, nello stesso periodo Domenichino stava eseguendo anche una Sibilla, la Sibilla che sta alla Galleria Borghese e che ora è qui. Quindi probabilmente Scipione Borghese è una delle interpretazioni, no? Per mettere insieme questa vivida vicenda storiografica che ci viene raccontata e che appunto ha una sua verosimiglianza per tutto quello che abbiamo detto, la commissione di Pietro Aldobrandini, il rapporto di questo quadro così sofisticato con il fatto che lo stesso committente possedesse i baccanali, questi pagamenti così esigui di questi anni potrebbero anche essere interpretati come il fatto che Scipione Borghese avesse voluto saldare questi dipinti, no? Cioè avesse voluto completare la commissione che era cominciata con Pietro Aldobrandini, e quindi lui avesse oltretutto deciso di pagare solamente la conclusione di questi lavori. Quindi ancora una volta quindi ci troviamo di fronte a delle vicende che dobbiamo interpretare, cioè dobbiamo rimettere nell'ambito di questo, anche di questi meccanismi che sono così poi invece dinamici delle collezioni, no? Quindi sempre come i quadri arrivavano nelle collezioni, come potevano essere pensati per un ambiente e poi invece essere trasportati in un altro per degli altri motivi, e soprattutto in tutto questo il legame, no? Dei pittori con dei legami più profondi solo con alcuni dei committenti. E se Domenichino dipingeva ancora così, chiaramente ispirandosi a Raffaello, soprattutto nel caso della Sibilla, adesso alla Galleria Borghese e in realtà ora qui, questo probabilmente derivava anche dall'inizio, dall'ammirazione che certamente Domenichino aveva, come tutti gli artisti dell'inizio del Seicento, per Raffaello, e anche però dal fatto che fossero stati stabiliti dei canoni molto precisi all'inizio del Seicento, proprio in casa Aldobrandini, grazie ad Agucchi, per i pittori seicenteschi, che dovevano prendere il disegno da Raffaello, la grazia da Correggio, il colore da Tiziano. Quindi diciamo c'era questa idea di aver già stabilito dei modelli, degli esempi, un pantheon, no? Di pittori che potessero ancora parlare quasi un secolo dopo. E l'altro modo in cui diciamo Domenichino continuò sicuramente a lavorare, a caratterizzare alcune delle collezioni più importanti dei cardinal nipoti del Seicento, è il modo in cui continua a sperimentarsi nella pittura di paesaggio, e questo è un insieme veramente straordinario. Questa è una stanza incredibile, è la stanza dei paesi nel Casino dell'Aurora, adesso insomma noto anche, diciamo, all'attualità, nel Casino dell'Aurora, Boncompagni Ludovisi, dove c'è appunto l'Aurora di Guercino, c'è quel piccolo stanzino con il gabinetto alchemico di Caravaggio, e in questa stanza Ludovico Ludovisi, quindi il nipote di Gregorio XV, siamo arrivati a questa estate indiana della pittura bolognese a Roma tra il 1621 e il 1623, decide di dedicare una stanza di questa meravigliosa palazzina nella
sua villa alla pittura di paesaggio, e quindi fra il 21 e il 23 fa realizzare qui questi quattro riquadri dai quattro pittori che in quel momento erano evidentemente più rappresentativi per la pittura di paesaggio, quindi l'inevitabile Paul Bril per i fiamminghi, perché Bril era stato il grande protagonista della pittura di paesaggio a Roma dagli anni 80 del 500, dalla sua bottega erano passati tutti i pittori nordici che arrivavano in città, e Domenichino, Giovan Battista Viola e Guercino. Quindi il paesaggio di Guercino è il paesaggio ovviamente più denso di pittura, più originale, più brillante, quindi già si capisce che questo pittore che è appena arrivato si sta lasciando velocemente alle spalle tutto quello che si poteva imparare a Roma, perlomeno per la pittura di paesaggio. E che cosa succede in questo stesso periodo, cioè all'inizio degli anni 20, che è un momento che ancora in gran parte dobbiamo mettere a fuoco per i rapporti fra gli artisti? Appunto, ritornano a Roma alcuni dei pittori bolognesi più importanti come Domenichino, Scipione Borghese, che era sempre molto pronto, possiamo dire, all'emulazione, no? A capire quello che succedeva, che facevano i suoi contemporanei, grandi collezionisti. Il suo grande modello e anche, diciamo, il personaggio che voleva più avversare dal punto di vista delle raccolte artistiche era Pietro Aldobrandini, ovviamente l'abbiamo capito anche da questo episodio delle Ninfe di Diana, probabilmente proprio perché vede che il paesaggio ha un altro momento di grande interesse, ha rivestito un momento di grande interesse, come rivestono di nuovo un grande interesse i pittori bolognesi a partire dal 1621, commissiona a Francesco Albani questi quattro tondi, dei tondi di grandi dimensioni, monumentali, che stanno ancora adesso alla Galleria Borghese, nella galleria che introduce alla Pinacoteca, e quindi in un certo senso anche lui si riavvicina a questa passione per la pittura emiliana. Domenichino, sapete che negli anni 20 ha queste grandi occasioni, no? Ritorna a Bologna, ma poi comunque ha delle grandi occasioni, e la principale è di andare a dipingere a Napoli, dove però trova un ambiente molto difficile, o perlomeno tutte quante le fonti ci raccontano di queste sue difficoltà con i pittori napoletani e anche di questo suo terrore di essere ogni tanto avvelenato, no? Quindi mettere davvero quasi la sua vita in pericolo, questo più nel corso degli anni 30, quando appunto si trova a lavorare nella cappella del tesoro di San Gennaro. A un certo punto, in un'estate, fugge da Napoli per tornare a Roma, ma si ferma a Frascati, si ferma quindi nella villa di Pietro Aldobrandini, dove aveva dipinto nel Ninfeo quegli affreschi che abbiamo visto in parte staccati, e dove non c'era più Pietro, che era scomparso, ma c'era suo nipote, Ippolito Aldobrandini. E anche qui di nuovo dipinge sicuramente questi paesaggi molto belli, più tardi, più in un certo senso quasi rasserenati, no? E con queste storie che sono delle storie all'antica, quindi un momento in cui il paesaggio non è più tanto naturalistico, quel paesaggio con figure piccole, ma anche in questo ci sono questi elementi antiquariali, o perlomeno appunto un soggetto che viene dalle fonti letterarie, qui si svolge si svolgono degli episodi con i quali appunto mi avvio alla conclusione, facendovi vedere la perizia di Domenichino nel ritratto. Questo che vedete a sinistra dovrebbe essere il suo autoritratto, mostrandovi anche un ritratto a matita di questo suo committente a cui restò legato tutta la vita, che era Pietro Aldobrandini. Restò legato appunto, come vi dicevo, molto anche alla sua famiglia. Lui passò un'estate intera alla Villa Aldobrandini con il cardinale Ippolito, e ci dice sempre Passeri che Domenichino si divertiva tantissimo a fare questi ritratti caricati, quindi delle caricature
faceva, diciamo, questi ritratti di tutti quanti gli altri pittori che si trovavano lì per lavorare, di se stesso, perché non voleva che gli altri se la prendessero a vedere come se avesse fatto, no, delle prese in giro soltanto di questi che lavoravano con lui, intorno a lui, a Frascati. Ma il cardinale Ippolito ebbe questa idea, fece venire tutte e tre le sue nipoti, quindi queste fanciulle, Aldo Brandini, a Frascati per l'estate, e volle che Domenichino le ritraesse. Quindi secondo Passeri Domenichino fece un bellissimo ritratto di tutte e tre queste fanciulle Aldo Brandini, tutte e tre nello stesso quadro, che fu, diciamo, una grandissima cosa che rallegrò moltissimo il cardinale. Ora, questo ritratto noi non lo conosciamo, come in realtà noi non conosciamo molti dei ritratti che le fonti ci dicono eseguiti da parte di Domenichino, ma possiamo capire da qui come fosse sicuramente anche un attento ritrattista, e anche di fronte ad altri, diciamo, ritratti, però soprattutto dei ritratti maschili che di lui ci vengono tramandati, mentre invece abbiamo perso completamente tutti questi ritratti di dame, di belle, che lui aveva eseguito per esempio per i camerini di Edoardo Farnese. Abbiamo perso questo ritratto con le tre nipoti del cardinale Aldo Brandini, dipinto in quest'estate di Frascati, e quindi diciamo che abbiamo delle nuove tracce di ricerca. Domenichino all'antica, Domenichino studioso di Raffaello, ma Domenichino paesaggista, un grande contributo al paesaggio, e adesso dobbiamo cercare i ritratti di Domenichino. Grazie.